Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Subnautica Below Zero. Nell'ultima puntata siamo arrivati in quel posto tremendo, io vi giuro che il solo pensiero di doverci tornare proprio mi viene voglia di andare a giocare a qualcos'altro, è proprio clamoroso. No, non è vero, in realtà è proprio, sono i momenti come questi che mi fanno venire voglia di giocare a Terraria, a Subnautica, però è uno stress tremendo, vi giuro, uno stress tremendo. Ci torneremo perché abbiamo tutto da vedere, da fare in quel posto terrificante, per me terrificante, spero che non sia altrettanto per voi. Ma prima di iniziare questo episodio non leggerò nessun documento su nessun animale, flora, fauna, eccetera, eccetera, perché voglio impiegare il tempo iniziale in cui un pesce si è schiantato sulla nostra base, il tempo iniziale in cui di norma chiacchieriamo e leggiamo di queste cose, per chiarire due punti più o meno importanti. Scusate, una cosa relativamente veloce, quindi non preoccupatevi. Il primo, io devo ringraziare Mattia, che ha scritto un commento in episodi vecchi, perché io vi sto registrando questi episodi uno dietro l'altro, insomma, quindi ecco, io sono sempre un po' nel futuro rispetto a voi in questi episodi, che ha scritto un commento correggendomi, tra virgolette, il discorso fatto sul pesce buco, sul discorso delle branchie, della respirazione di carbonio, no? Che io avevo detto che respira anidride carbonica, quindi separa la C, il carbonio, dall'O2 e rilascia ossigeno. E lui mi ha corretto perché è uno studioso di chimica industriale, se non sbaglio, e quindi ha fatto tutto uno spiegone super ultra mega dettagliatissimo sul perché è impossibile che ciò avvenga, perché è incorretto dire che un pesce respiri il carbonio, ok? Questo commento, sebbene in realtà lì per lì mi abbia anche infastidito, perché sia chiaro, io sono sincero, aperto e cristallino proprio, anzi è importante secondo me queste cose dirle, perché quando uno scrive, no, e risponde ai commenti non si capisce mai il tono della voce di una persona, quindi magari sembro anche incazzato, no, che ti sto attaccando, quando in realtà non è così. Cioè io ho scritto quel commento esattamente con la risposta a quel commento con la stessa tranquillità con cui vi sto parlando adesso, quindi proprio del tutto non incazzato, perché se mi incazzo ho un altro modo di fare e di parlare, ok? Quindi però ecco, non nego, sarei un bugiardo se dicessi che la cosa non mi ha infastidito. Perché? Perché mi ha infastidito? Non perché mi ha corretto, attenzione, perché effettivamente io non stavo tecnicamente dicendo nulla di sbagliato, anche se lo stavo facendo, ma questo è un altro discorso che voglio toccare dopo. Perché è entrato in un discorso di tecnicismi che non avevano veramente senso di esistere, e questo è importante per voi, ecco il motivo per cui ve lo sto dicendo, ed ecco il motivo per cui quel commento in realtà mi ha illuminato, e ne sono grato, perché sebbene qui stiamo parlando di animali, quindi alla lontana stiamo parlando di biologia, sebbene andiamo a volte a toccare argomenti anche più complessi, e sebbene io sia un tipo che nei video cerca di approfondire dove possibile, è ovvio che c'è un limite che non va superato, ok? Per il bene proprio di chi guarda. Voi pensate, già ci sono tante persone che apprezzano gli spiegoni, ovvero i momenti come questo in cui io mi fermo, non gioco e parlo, spiego qualcosa, ma ci sono tantissime persone che li odiano. E il motivo per cui è uno dei motivi per cui questo è nato come un canale di nicchia e rimarrà un canale di nicchia, ok? Perché non ci si può mettere a fare questi discorsi e pretendere che la gente li apprezzi. Solo una piccolissima minoranza va ad apprezzare una cosa del genere. Detto ciò, viene da sé che andare ancora di più nel profondo, come per esempio mettersi a fare un'elucubrazione sulla chimica industriale a livelli proprio profondi sul perché un essere vivente non respiri il carbonio, ma lo utilizzi per altri processi chimici, è un qualcosa che veramente ha del comico, ok? Fosse questo un canale di divulgazione scientifica, avrebbe pienamente senso. Ci mettiamo lì, ci studiamo in un episodio da 40 minuti sul perché un essere vivente, anzi su come un essere vivente possa sfruttare il carbonio nella respirazione e se può farlo, ok? Sarebbe un qualcosa di veramente interessante, ma è questo un canale di divulgazione scientifica? Ma manco da lontano, ok? Sebbene
mi interessa molto la scienza, sebbene abbia studiato sia biologia che chimica, certo non sono in un corso di laurea di chimica industriale, quindi quello è ovvio, però ecco, non è che sono neanche a digiuno su questi argomenti qui, non mi sento di avere le competenze per trattare in maniera approfondita simili argomenti, quindi li scansiamo. Ma anche se fossi un professore di chimica o di biologia e potessi permettermi di fare un video di divulgazione scientifica in cui parliamo di carbonio, non sarebbe questo il canale in cui farlo, ok? Quindi, quando mi vedete fare questi discorsi in cui, come quello per esempio del pesce buco, in cui ci divertiamo a capire perché il pesce buco rilascia acqua ricca di ossigeno intorno a sé, e io in maniera estremamente semplicistica vi dico perché respira il carbonio dall'anidride carbonica e rilascia l'O2, non ha senso inalberarsi, ok? Perché so che, come Mattia l'ha scritto in un commento, ce ne saranno tantissimi altri che, non lo so, si saranno sentiti: oh mio Dio, è impossibile che un pesce respiri il carbonio. Ragazzi, è un videogioco su pesci alieni, voglio dire, capite? Stiamo cazzeggiando sostanzialmente, quello non era una cosa seria. È importante, questo mi ha fatto veramente riflettere, perché se Mattia è andato a scrivermi un trattato scientifico sul come viene usato il carbonio negli esseri viventi, vuol dire che, cioè, c'è gente che anche le minime stronzate che dico le prende troppo seriamente, ok? Questo per dire che, sebbene ci siano alcuni argomenti che verranno toccati in questo Subnautica, così come sono stati toccati nel precedente, dal punto di vista chimico e biologico, questi argomenti saranno toccati molto alla larga, ok? Non approfonditi in maniera scherzosa e divertente, sebbene ci siano dei fondamenti di verità. Perché, per esempio, un esempio perfetto lo è quello del discorso del pesce buco, ok? Non è che io gli ho detto una cosa completamente senza senso. Il senso ce l'ha, ma se lo si approfondisce non va bene, come l'ho detto. Perché io l'ho detto in quella maniera? Perché questi sono video su un videogioco, ok? Lo scopo di questi video, ripeto, non è studiare il comportamento e l'assimilazione del carbonio da parte degli esseri viventi, ma è analizzare un videogioco in quanto opera. Se poi ci sono delle digressioni che protendono più sulla chimica o sulla biologia, tali digressioni saranno, come dire, estremamente e soprattutto volutamente sempliciotte, ok? Perché mettermi qui, cosa che potrei fare benissimo, sono capaci tutti, cioè nel senso, questi video sono registrati, non è una live. Io prima di un video, se voglio farvi un trattato sul carbonio, io posso farlo. Mi metto lì 3-4 ore, mi studio un trattato sul carbonio, me lo metto, potrei anche mettermi il foglio qui davanti a me alla tastiera e ve lo ripeto a pappagallino, facendo il professorone bravissimo, cosa che non voglio fare, ok? Primo perché non sono un professore, secondo perché non avrebbe senso, ok? Quindi tutto questo discorso per chiarire questa faccenda che è importante, e veramente ringrazio Mattia per avermi fatto capire questa cosa, la necessità di spiegare questa cosa. Quando trattiamo questi argomenti, li trattiamo alla larga e in maniera superficiale, in modo che tutti possano capire, perché andare nel profondo, se non si ha una laurea in quell'argomento, non lo si comprende. Se io mi metto a fare digressioni assurde per esempio, su questo discorso del carbonio e l'anidride carbonica, se non si ha fortissime conoscenze di chimica, non si comprenderebbe assolutamente niente. Quindi non avrebbe senso farle, sia chiaro, se non per stare qui, io devo stare qui a dirvi: guardate che bravo che sono, quanto ne so di chimica, quanto sono un professorone espertissimo, cosa che non voglio assolutamente fare. Anche se ne so di qualcosa, se non è necessario che io ve lo dica, non ve la dico. E se è fortemente necessario, come in quel caso, che io esprima la mia opinione, cerco di buttarvela lì nella maniera più semplice possibile, in modo che chiunque, anche chi di chimica non ne sa niente, non perché è un ignorante, ma perché mica tutto il mondo deve saperne di chimica. C'è chi studia chimica, c'è chi studia psicologia, ok? C'è chi studia letteratura, e non per forza chi è un genio di chimica è un genio di letteratura, per esempio, e non per forza chi è un genio di letteratura è un genio di chimica. Quindi si deve avere rispetto anche delle altre persone. È brutto stare a fare il professorino in faccia agli altri, no? Motivo per cui cerco sempre di ammorbidire
determinati discorsi usando sempre le parole più semplici, il discorso più diretto, e è anche il modo per cui ho scelto questo mio modo di parlare così, così a braccio, no? Terra terra. Vedete, quando io parlo con voi cerco sempre di avere questo modo colloquiale, amichevole, esattamente parlo con voi esattamente come parlerei con un mio amico, non a una conferenza, ok? Dove magari discuto di arte e videogiochi, lì si usa un altro linguaggio, un altro tono. Quando parlo con voi parlo come parlerei con un amico, proprio perché voglio che chiunque possa capitare in un video come questo e gratirne il contenuto se può, perché capisco che questi spiegoni da 10 minuti non fanno piacere a nessuno. Quindi era una cosa importante questa da dire prima che ricapitasse altrove. Altre volte, scusate. L'ultimo discorso che voglio toccare prima di partire riguarda quel benedettissimo... la mia uscita magica che ho avuto nel primo episodio. Ah! Com'è possibile? Com'è possibile che fa più freddo fuori e non in acqua? E lì è arrivato l'esercito di scienziati che mi hanno subito là, mi hanno dato la risposta, perché io sono proprio un cretino, capito? E non me ne rendo conto delle cose. Ma Cencio, perché fuori è sotto zero la temperatura, se l'acqua fosse sotto zero si congelerebbe. Ecco perché fa più freddo fuori. Ecco perché fa più freddo fuori che in acqua. Io ci rido, perché questa cosa è vera. Cioè, non hanno detto una cazzata, ok? Di nuovo, anche qui come il discorso di Mattia, mica hanno detto una bischerata, hanno detto la verità. Fuori la temperatura è decisamente più bassa che in acqua, perché se no l'acqua si congelerebbe. Se non ricordo male, non ho verificato, quindi non mi lapidate, se non ricordo male l'acqua salata ghiaccia verso i meno 2, meno 3 gradi, mi pare di ricordare, quindi deve andare proprio parecchio sotto zero per ghiacciare, mentre fuori sicuramente ci sarà tipo meno 20, ok? Quindi è vero, non hanno detto una cavolata tutti quell'esercito di... ragazzi e ragazze che l'hanno scritto nei commenti, non hanno detto una cavolata, ma c'è un problema. Come ho risposto a tutti voi che avete scritto sto commento? Mi sa che voi non avete guardato Titanic, oppure l'avete guardato ma non avete imparato niente. C'è un motivo per cui Jack muore e Rose no. alla fine di Titanic. E qui, questa, ragazzi, è bellissima, perché qui mi posso ritornare al discorso che ho fatto prima riguardo all'utilizzare termini inutilmente scientifici o fare discorsoni troppo complessi. Io posso spiegarvi la stessa cosa così, ok? Potrei mettermi lì in questo momento a far partire lucubrazioni sul coefficiente di dispersione del calore di un corpo immerso in un liquido piuttosto che in un gas. Avrebbe senso farlo? No. Molti di voi comprenderebbero quello di cui sto parlando? No. E ripeto, non perché sono stupidi, ma perché hanno studiato altra roba. Quindi non avrebbe senso farlo. Io posso semplicemente dirvi: non avete imparato niente da Titanic, perché molto semplicemente un corpo immerso in un liquido, tranne in casi particolari, si raffredda, disperde calore molto più prepotentemente rispetto a immerso in un gas. Ok? Quindi che vuol dire? Che anche se l'acqua a più gradi, ok? Quindi non è sotto 0, meno 20, meno 30 come probabilmente è fuori, ma se tu ci inzuppi lì dentro sei morto nel giro di 10 minuti massimo, perché il tuo corpo perde velocissimamente il calore perché l'acqua lo succhia, capito? E muori di ipotermia in brevissimo tempo, fuori dall'acqua, malgrado la temperatura sia più bassa, sopravvivi di più perché il tuo corpo perde meno calore, ok? Perché questo accada? Qui bisognerebbe mettersi lì e fare veramente una divulgazione scientifica, parlare a livello approfondito e serio di termodinamica e di argomenti molto, molto, molto impegnativi. È questo il luogo per farlo? No. Noi la diciamo in maniera molto semplice. Non avete prestato attenzione al film Titanic e soprattutto al suo finale, ok? Quindi se andate in Norvegia, se vi fa freddo, che non vi venga la malaugurata idea di fare un tuffo in un lago perché l'acqua non è ghiacciata, ok? Perché non tornate più a casa. Detto questo, ci tenevo a dirlo queste cose perché davvero mi spaventava l'idea, visto quello che hanno scritto, che qualcuno in una situazione di freddo estremo, mamma mia che freddo, o tosce l'acqua che non è ghiacciata, mi tuffo lì, farà sicuramente più caldo, e quello muore nel giro di qualche minuto, ok? Questa cosa ve la dovevo dire perché è per il vostro bene. Sebbene
non l'approfondiremo a livello di termodinamica e altre leggi favolose della fisica, né della chimica, né della biologia, né di null'altro, perché questo è un canale di videogiochi. Chiuso questa bellissima parentesi che ci ha portato via metà episodio, ma che era veramente indispensabile, ragazzi, perché questa alla fine Subnautica è una serie, tra virgolettone, grossissimo virgolettone, molto scientifica, quindi risalteranno fuori argomenti, per esempio, del perché la temperatura, bla 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 bla, del carbonio, di come la chimica scinde l'atomo nucleare dell'uranio e discorsi stupidi in questa maniera, che non approfondiremo e quindi che nessuno si inalberi, ok? Tra l'altro, proprio In conclusione a tutto ciò, visto che abbiamo questa bellissima visuale qua davanti, un ragazzo tra tutti quelli che non hanno imparato niente dal Titanic ha avuto un'illuminazione, ha detto: ma non è che l'acqua magari è proprio caldina o ci sono correnti calde perché c'è magari una grossa attività geotermica? Toh, guarda qua, abbiamo tutti questi bellissimi comignoli da cui fuoriesce metalli squagliati da una potentissima attività geotermica, quindi la cosa più plausibile alla fin dei conti che l'acqua sia effettivamente più caldina, quindi che abbia una temperatura sopportabile, ok? Ci tenevo anche a dare credito a chi mi ha sorpreso, perché io sinceramente non ci avevo pensato alla cosa e ha pienamente senso. Detto ciò, tra lo scorso episodio e questo, per riprendermi dal terrore supremo e totale, ho piantato due piantine, mi sono dato al giardinaggio, perché perché sì, cioè, nel senso, qui non si può andare avanti a mangiare pesci, dobbiamo trovare una soluzione. Sembra che è morto sto pinguino, comunque sembra tipo un santino messo lì. Bisogna trovare una soluzione e per il cibo ho pensato: mettiamoci subito a piantare sti arbusti ferro di cavallo. Avevamo due semi e io due semi ho piantato. Vedremo poi se c'è bisogno di piantarne di più o di meno. Ora, ce l'ho un... ma che c'ho? C'ho da mangiare ma non c'ho da bere. Innanzitutto mangiamo, perché qui sta marcendo tutto e stiamo morendo di sete. Che gioia, che gioia, che gioia. Spero di trovare il prima possibile una soluzione a... oh my god, una soluzione al bere, perché così non possiamo andare avanti. Davvero non possiamo sterminare tutta la popolazione di aerosacchi di sto posto. Non si può. Aerosacchi. Preso. Dovrebbero bastare, quanti ne ho? 3 o 4? 4, bastano. Mi sa che muoio. Mi sa che non facciamo in tempo. Già. È la prima volta che moriamo su questo Below Zero. Sei morta e hai perso alcuni oggetti. Che vuoi dire? Perché sono diventata una nanetta? Sono mini. Oh, sono cresciuta. Ok. Ho perso, mi pare, solamente gli aerosacchi. Beh, spero che siano tornati in natura. O tipo ho lasciato un sacchettino irrecuperabile, sono persi per sempre. Credo che siano tornati in natura, credo. Io me li riprendo. Ok, abbiamo fame adesso però. Mi ero sfamato. Mannaggia la miseria. Mangio il boomerang, che cagarti laginoso. L'occhione, perché l'occhione era il migliore di tutti e se non sbaglio lo è ancora. Ma se mi infilo qui nel mezzo e clicco fortissimo? No, eh? No, ok. I banchi di pesci non sono raccoglibili. Attenzione ai coccodrilli, perché... che li chiamo coccodrilli perché assomigliano a coccodrilli, ma non sono ovviamente dei coccodrilli. Sono dei coccodrilli alieni. abbiamo fatto. Abbiamo finito di dire stronzate. Abbiamo finito di morire di fame. Abbiamo fatto. Andiamo sopra. Cuciniamo tutto questo ben di Dio. Ce lo teniamo. Ce li teniamo freschi. Perché vedo che così non marciscono. Quindi ce li teniamo vivi. Facciamo solamente quello di cui abbiamo bisogno. L'acqua non va male. Quindi
L'acqua ce la facciamo subito, ce la portiamo dietro in questa avventura infernale e terrificante. Purtroppo ancora non ho avuto modo di leggere i vostri commenti sul thermos, quindi non so ancora come si usa il thermos rispetto a quello che era lo scorso episodio. Per voi sarà passato tempo, per me sono passati un giorno, l'ho registrato ieri quell'episodio, che per voi ieri non ha senso, quindi insomma stiamo facendo discorsi che non hanno senso. Portiamoci dietro tutta questa roba, ma che senso ha il boomerang? Cioè, dovrei farli sottosale questi per portarmeli dietro. Ma sapete che vi dico? Per ora li rilascio. Posso farlo se non mi ricordo male. No! Me lo sono mangiato crudo. Ma proprio un pellicano, porca troia. Pure intero l'ha ingoiato. Come si rilascia sta bestiolina? Così. Vai, vai. Mi dispiace che ho pellicanato il tuo compagno. Detto ciò, dov'è il Sitrak? Non mi ricordo. Eccolo, eccolo questo gioiellino. Come vi avevo detto nello scorso episodio... Oh madonna, sti fari non mi fanno vedere nulla. Come vi ho detto nello scorso episodio, andremo a soffrire con il Sitrak, perché mi sento un pochettino più tranquillo. Ma poco. Ma poco più tranquillo. Però un minimo fa, minimo. Ma più che altro mi è più comodo, perché se no lì io cerco di capirvi, di spiegarvi come mi sento. Cioè io lì ho tipo questo bombardamento di stimoli che mi gridano: fuggi, scappa, corri, pericolo, pericolo, allarme, allarme, allarme. E in più a questi stimoli che io devo ignorare, perché non c'è assolutamente nulla di pericoloso in una astronave affondata in un videogioco, quindi li devo ignorare, devo imparare a, come dire, tra virgolette, a sopportarli, no? Non devo però filtrare gli stimoli che hanno senso di esistere, ovvero stai affogando, stai affogando, stai affogando. Dato che lì siamo sotto i 100 metri e l'ossigeno se ne va come niente, questo mi aiuta a non avere almeno problema di ossigeno e ad avere uno stimolo in meno da dover filtrare. Vedete, già queste urla qua. Per di più, mi si sono, maledetto, il filo delle cuffie mi si è attorcigliato e non sento più niente dalla cuffia sinistra. Che gioia immane quando questo accade. Bellissimo. Ok, adesso sento dalla cuffia sinistra. Perché se mi arriva un mostro a sinistra io non lo sento. Te cosa sei? Ah, questo è il pesce. L'avevamo scansionato. Madonna, poi non vedo niente così. Non vedo niente. Il terrore più totale. Il terrore più totale, vi giuro. Che è? Questo suono non l'abbiamo mai sentito. No, no. No, no, non ce la posso fa. Cioè, ho sbattuto nella roccia, ho fatto un salto per farvi capire a che livello di tensione sto. Non ce la posso fare, ragazzi. Io ho visto quella roba, me... Non ce la posso fare. Allora, ce la devo fare. Non ce la posso fare, ma ce la devo fare. Madonna, ragazzi, ce la faccio. Vi giuro, va, vi giuro. Vi giuro su me stesso, proprio che mi cadesse un fulmine in testa in questo momento. Io non sto fingendo, perché so che molti di voi lo pensano. Per quale motivo? E intanto ne approfitto per parlare e calmarmi un attimo. Primo, perché ci sono tantissime persone che sta cosa la fanno su YouTube, cioè che fanno finta di aver paura, di spaventarsi, perché si sa che chi guarda si diverte a vedere qualcun altro che ha paura e quindi lo fanno di proposito, fanno finta di avere paura e chi guarda si diverte. Vi giuro, veramente, mi cadesse un fulmine in testa, non sto facendo finta. Il secondo motivo per cui qualcuno lo potrebbe pensare è perché di norma
ho portato diversi horror sul canale, non sono uno che ha paura, non sono un fifone. E tantomeno, cioè, capite, non ha paura di cose che per molti sono normali. Io vi giuro, sta roba mi terrorizza proprio, ma in una maniera, boh, inspiegabile. Ho visto quella sagoma qui dove non si vede niente, guarda lì, questa cosa mi tilta tantissimo. Non ce la farò mai, non ce la farò mai. Poi sti banchi di pesci, non capisco, mi sembra di vedere le cose che si muovono lontano nel nulla. E non capisco se sono davvero cose enormi e oscure oppure... Era enorme quel coso che ho visto, enorme. Come minimo un coso innocuo tipo... tipo quella specie di balenone del primo Subnautica. Però ha fatto il verso tipo una balena, comunque era un tipo un suono profondo, calmo, pacato. Non vieni a rompere le balle, ti prego, perché sono già in panne io qua, eh? Cioè, il cervello non mi funziona già più. Dov'era? Poi il fatto che non ci vedo niente così, proprio è peggio, ma tanto peggio. Eccolo. Cos'è? Non capisco se sto vedendo... Ma non è grosso. Non è grosso. È una balena. È una balena. Ok, vedete, mi sto acclimatando. Lo sto guardando. Non so se voi lo vedete. Sembra un animale pacifico. È bello. Non c'è nulla di cui aver paura. Mi avvicino. Perché se mi desensibilizzo, passa tutto. Che è sta roba qua? No, ragazzi, non riesco. No. C'ho i brividi. Vedo troppe cose che non capisco. Madonna. Non ce la fo, vi giuro. Sto soffrendo tantissimo. Sto soffrendo tantissimo. Se puta caso io vado lì, non gli diamo le spalle, perché se puta caso io vado lì e qualcosa mi morde all'improvviso il sottomarino, io penso di morire in diretta video. Proprio mi piglia un infarto, mi si ferma il cuore. Però che si fa? Cioè, si sta qui? Ale, basta, è finita la nostra serie su Subnautica Below Zero. È stato bellissimo fino a quando non siamo arrivati in questo posto. Cioè, non è possibile, non è plausibile. Andiamo, forza, coraggio. Cosa c'ho sopra? Pure. Dai, ve prego però. Ho bisogno di quiete. Devo capire che cosa c'è qua giù. Ma è fondissimo. Non ce la faccio. Oddio, caro. Oddio. Poi continuo ad andare indietro perché ho paura, quindi indietreggio, sbatto su sta roccia, mi spavento da solo. Cos'è? Andiamo, vado. Sono funghi. È una balena, sono funghi e una balena. Vi giuro, se qualcosa mi tocca muoio. Ok, queste erano le cose che vedevo, che non capivo e che mi terrorizzavano. Ok. Sta passando, sono in tensione che non vi dico, eh. Cucù. Mi goccia il naso. Cioè, pensate come sto somatizzando. Mi goccia il naso. È una balena. Non mi guardare però.
mi sto desensibilizzando, capite? Lo guardo, sto qui. Madonna santissima. Se fosse successo 5 minuti fa sarei morto di sbattere su quel coso. Ok, questo è il coccodrillo. Ok, sono balene. Sostanzialmente sono i corrispettivi di quei cosoni grossi che c'erano nel primo Subnautica. Guarda, guarda. Oh! Dovrei studiarle. Madonna, ragazzi, c'ho proprio i brividi. Balena luminescente, è proprio una balena. Madonna mia. Come si entra qui? Allora, no, il cervello è in panne, vi giuro, non riesco a ragionare, non so che dire, non so. Premo tasti a caso. Leviatani, questo è il nostro primo leviatano. Balena luminescente, lo leggo perché così diventa sempre meglio. Intanto lo tengo d'occhio qua dietro. Le balene luminescenti sono leviatani comunitari di circa 30 metri che spesso nuotano a largo nell'oceano e occasionalmente sfiorano la superficie. Fotofori, o fotofori, fotofori immagino. Le balene luminescenti possiedono diversi tipi di bioluminescenza. Forse quelli più degni di nota sono i fotofori, ok, non i fotofori. Sono i fotofori, organi ghiandolari incandescenti che si ritrovano negli angoli degli occhi e nelle capsule sulla punta delle pinne pettorali a forma di vela. Cioè, per esempio, io sto avendo difficoltà a leggere perché con la coda dell'occhio non riesco a non smettere di guardarlo quando si muove perché... Corna luminescenti. Le corna blu delle balene luminescenti... Che è sto suono? Le corna blu delle balene luminescenti fungono da diapason. Le corna captano le onde sonore nell'acqua e aiutano le balene a identificare i membri del proprio branco da lontano. Questa abilità viene anche usata per cacciare i branchi e individuare potenziali fonti di cibo. Quando i branchi di balene vogliono giocare, emettono una serie di note armoniose che risuonano tra le corna e rilasciano una serie di elementi chimici che sembrano provocare una risposta gioiosa delle balene vicine. La frequenza di queste onde è troppo alta per essere udita dagli umani. Bellissime, creature stupende, ma malgrado ciò mi terrorizzano. Perché? Perché dico questo? Come ho già spiegato anche nel primo Subnautica, ma lo devo rispiegare perché è importante, non mi fa paura perché mi vuol mangiare, mi fa paura perché è grosso. Ma che roba. Non lo so, mi manda in tilt il cervello, vi giuro. È un qualcosa tipo che io non dovrei vedere, come gli orrori di Lovecraft, no? Che i personaggi li vedono e impazziscono istantaneamente. Il loro cervello inizia ad andare in tilt e impazziscono. E a me fa quello stesso effetto, solo che non impazzisco. Rimango lì nella soglia del terrore puro e cosmico. Scappa, fuggi e non tornare mai più. Questo è quello che mi succede mentalmente, capite? Che non ha nessunissimo senso, non so perché succede, ma succede. Madonna mia. Oddio, questo che è? Ok, questo è cattivo. Madonna mia, ragazzi, non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Ogni 30 secondi spunta qualcosa di nuovo che mi fa più paura di quello di prima. Madonna mia. Sto posto. Oddio, 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 oddio. Che è qua? Cos'è? Che è? I tentacoli di Cthulhu?
Cos'è sta roba? Oddio, me sfascio il zubino. Ma qua, ma come ci vado là sotto? È troppo giù. Devo lasciare il C-Track e andare a piedi. Per modo di dire. A nuoto. Fermiamoci qui. No, ma sto bioma, ragazzi, ma che... Ma dov'è? Che è? No, è terrificante, vi giuro, è terrificante. Scansioniamo qui e andiamo via. Germoglio di ninfea. Te cosa sei? Nulla. Questa è roba aliena, che vai a capire che ci facevano. Suoni, 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 suoni. There is a large anomalous mass of rock that has broken away and risen above the surrounding terrain. Questi, no? Che mi ingannano e sembrano tutte cose giganti. E poi c'è ste cose enormi qua sotto che non voglio vedere. Ultima posizione nota, ma non c'è niente, quindi devo andare laggiù. Devo andare laggiù. Che è sta roba? Ninfea caduta. E questi? Fior di goccia. 30 seconds of oxygen remaining. Non ho un singolo muscolo del corpo che non sia in tensione. Oxygen. Non possiamo andare giù con questo. Quindi devo prendere aria e andare giù così. La mappa potrebbe farmi comodo. Ok, una voragine proprio. Fossa delle Marianne. Quello cos'è? Una scimmietta di mare. Warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Non so che è, ma... Rampino della muta prone. Di già non abbiamo una muta prone, però. Mi sa che non dovremmo essere qui. Troppo poco ossigeno. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oxygen. Oddio, affoghiamo. No, 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 no. Oxygen. Ok. Meno male. Che è sto casino? Andiamo via di qui. Meno male che avevo la... No, ragazzi, tengo la luce spenta perché ci vedo meglio, incredibile. Voi non ci vedrete niente, ma io ci vedo meglio. Se accendo la luce mi piglia un infarto. Oddio. Allora, qui possiamo andare un occhio. Allora, dov'è che si entra? Da qua. Devo lasciarlo qui però. Una batteria. Qui serve la taglierina, serve. Oh, ma ci sono vetri? Ci sono vetri, mi sa. What? Ok, fanno un verso strano questi vetri, ma... Presumo ci siano vetri, anche se non si vedono. Boh.
Presumo ci siano vetri, quindi esploriamo l'esplorabile, ma senza taglierina esploriamo poco qua, mi sa, eh. No, vetro anche qui. Madannazione. Seek fluid intake. Ce l'ho, ce l'ho. Mi interesserebbe di più ossigeno, però. Tipo una bolla d'aria, una sacca d'aria dentro a sto relitto, no, eh? Taglierina? Taglierina? Sì! Adesso dovremmo poterla fare. No, me ne manca un altro. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Trovassimo un altro pezzo di taglierina, sicuro lo troviamo qua dentro, sicuro. 15 secondi. Oxygen. Oh merda, e mo come rientro dentro? Ok. Basta. Ce la siamo rischiata anche troppo. Torniamo. Oddio, mi sono castrato. Torniamo in base, schiariamoci le idee, tranquillizziamoci un attimo e decidiamo come procedere. Ho bisogno di capire il da farsi qua. Ho bisogno veramente di capire il da farsi. E scusate se non parlo tanto, ma non riesco, cioè anche questo, però lo devo spiegare. Perché? Perché non sto parlando. Avete presente? È diverso, ma la sensazione più simile a quella che sto provando io in questo momento è una stanchezza mentale dovuta probabilmente alla quantità di stimoli che ricevo e la concentrazione che il mio cervello cerca di tenere in quei momenti per via della paura. È questa stanchezza mentale simile a quella che succede quando tipo si studia tantissimo per tante ore di fila, no? Che dopo quando hai finito di studiare non riesci manco più a parlare, cioè proprio non hai neanche la forza di parlare, ma non come la stanchezza fisica, è diverso, proprio spossatezza mentale proprio. Credo sia per il fatto di come mi concentro, inizio a concentrarmi su ogni singolo suono, ogni singolo pixel che si muove, ogni cosa intorno a me, tipo sono super concentrato su qualsiasi cosa, no? Super sull'attenti, e mi consuma proprio, mi consuma mentalmente, faccio fatica anche a parlare. Quante ce ne dà? Tre? Questo però non riesco a prenderlo. Devo ridiventare piccolina per... Eh sì. Ok, non chiedetemi come, ma l'ho preso. Sicuramente vanno spostati da qui e bisogna girargli intorno, perché se non gli giro intorno non... Danno anche un pochettino di acqua, però troppa poca. Possono essere cucinati in qualche modo, vediamo, o mangiati crudi? No. No. Boh. Vital signs stabilizing. Me li magno e li butto qui per ora, quelli in eccesso. Acqua disinfettata, microbiologicamente pura. Sapessi come farla. Allora, non perdiamo altro tempo. Ragioniamo. Per ragionare ho bisogno di aprire questo coso. Allora abbiamo, anzi, diario personale. Guarda, faccio ragionare il mio PG perché io non riesco a ragionare. Picked up what sounds like a distress call. Who or what is out here calling for help? Ah, il codice Morse. Didn't sound human. Maybe it's from a remnant of Architect technology. In her message, Sam's colleague did say there was something important here. Even if it's just a mimic from one of the more intelligent aquatic specimens, that could be a major find. Or if it's from Altera, it could have bearing on what happened to Sam. I should definitely check it out. In goes a battery in titanium, out comes a scanner. What? Every xenobiologist's favorite tool.
This planet has some fascinating flora and fauna, and I can't wait to learn about them. This will... Vabbè, vabbè. Devo andare laggiù. Devo andare laggiù, ma mi pare strano. Mi pare strano perché... è faticoso andare laggiù. Non solo perché ho paurissima, ma è profondo, non ce la faccio con l'ossigeno, non riesco a fare cose. Mi fate vedere un secondo. La taglierina non possiamo ancora farla, mi manca un pezzo. O esploro bene lì il relitto, o non lo so, dobbiamo trovarla da qualche altra parte. Modulo di profondità del Sitrak. Aumenta la profondità di sicurezza. Dove lo faccio staggeggio? Dove si crafta? Potenziamenti per veicoli. Non è la postazione modifiche. Quindi mi sa che posso farlo qui in qualche modo. Potenziamenti. Potenziamenti Sitrak. Eccolo qui. Ok. Ok. Fermi tutti. Sta cominciando a rifunzionarmi il cervello. Allora, mi serve plastacciaio vetro smaltato. Che è un casino perché il vetro smaltato voleva il diamante. Questo me lo ricordo. E infatti, vetro piombo e diamante. Il plastacciaio lo possiamo già fare. Quindi dobbiamo trovare il diamante. Come lo troviamo noi il diamante? Vediamo se per caso c'è nei dintorni. Diamante c'è. Quanto? Uno. Uno. Quindi è una cosa... Ma dov'è? Dentro una buca? Sì, sì, sì. È dentro una buca. Però ce n'è un pezzo... Due pezzettini. Li sta captando poi? O non l'avevo visto io prima? Comunque sono due pezzettini. Potrebbero essere più che sufficienti per il nostro potenziamento, che se non ricordo male ne chiede uno, no? Uno di vetro. No, due. Quindi mi servono due diamanti. Perché il vetro smaltato richiede un diamante a pezzo. Ok. Però si dà il caso che ne sta trovando tanti. Ne stiamo trovando tanti. Non lontano da noi. Perché se questa è la nostra base, alla nostra sinistra. In una voragine alla nostra sinistra. Ma scusate, andiamo a prenderli. Ma mentre invece, per fare quel benedetto chip serviva la stazione modifiche. La postazione modifiche che non potevo costruire ancora. Dove sta la postazione modifiche? Perché mi serve il diamante. Andiamo, andiamo, andiamo. Devo prendere sta... Anzi, allora facciamo una cosa. Dato che io ancora ho il cervello sovraccarico, dovrebbe essere tipo là, per là, il diamante. Dato che ancora ho il cervello in cortocircuito, mi riposo un attimo. Mi bevo mezzo litro di acqua, ok? Giusto, perché l'acqua va sempre bene. E torno subito qui con il prossimo episodio. Per voi domani, purtroppo. Alla prossima!